Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, oggi vi mostrerò delle creazioni che sono sia commissioni che una collezione che vi ho mostrato su Instagram e su Facebook, e vi volevo mostrare anche qui in video perché magari appunto si vede meglio in video. Allora, iniziamo subito dalle richieste. Mi è stato richiesto di realizzare questi due piccoli Harry per poi andarci a montare delle collanine. Eccoli qua. Poi, scusate sempre se sentite dei rumori, sono sempre gli operai perché stanno facendo dei lavori e fa caldo, la finestra aperta, bla 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 bla, fa caldo. Allora, continuiamo. Mi è stata richiesta nuovamente questa bambolina, se magari mette a fuoco la vedete anche. E se vi ricordate quella bambolina che avevo realizzato per una commissione, poi decisi di realizzarla nuovamente per la fiera, se non erro, il Comic Con, e no, forse era Romix, vabbè, non ricordo, per una fiera, non importa quale. E poi mi è stata nuovamente richiesta, e quindi eccola qui, la bambolina con il cappuccio di Totoro. Poi altra richiesta, questa la voglio comunque completare aggiungendoci dei glitter, e questa fatina su questa foglia in metallo che io adoro, ho provato a cercarla ovunque ma non sono riuscita a trovarla, perché questa qui mi è stata data direttamente dalla signora che appunto mi ha chiesto la commissione, e nel caso in cui mi stai guardando ti mando un bacione. E niente, allora, non sono riuscita a trovare la foglia, però vabbè, ho provato a farci comunque uno stampo, vediamo se con la resina insomma viene qualcosa di decente. Ma bando alle ciance, allora vi volevo far notare che ho realizzato il suo vestitino utilizzando esclusivamente il fimo traslucido. Poi sono andata su a colorarlo con dei pigmenti e mi ha dato questo effetto secondo me molto bello, sembra per davvero un velo, non so se in telecamera renderà qualcosa, però per quanto riguarda diciamo così un impatto visivo dal vivo sembra davvero un velo, in quanto si adagia perfettamente alle gambe della fatina. E si vede anche in semitrasparenza la gamba al di sotto, quindi sembra per davvero un velo. Quello che voglio fare in questo caso è aggiungerci comunque dei glitter e dei brillantini qui sull'ala della fatina. Poi andiamo avanti e ora vi faccio vedere appunto questa collezione. Iniziamo con la prima che ho realizzato ed è questa qui. Allora, questa collezione in pratica sono delle sirene pirata, però delle sirene pirata un po' particolari, nel senso che sono tutte molto colorate, infatti ora vi vado a spiegare. Questa infatti ho deciso di realizzarla sui toni del rosa antico e il gold, cioè oro. Infatti, come potete notare, ho realizzato la coda sulle tonalità di un rosa molto antico che va a sfumare. Sto cercando di trovare delle parole adatte per spiegare quello che ho fatto, quindi che va a sfumare nell'oro. Poi ci ho aggiunto questo glitter sempre sulle tonalità dell'oro. Poi prosegue con queste sfumature rosa e oro, tutto molto tenue. Ho deciso quindi di darci una tonalità più decisa nei capelli, dove si nota ancora di più questo contrasto tra il rosa antico e le sfumature dell'oro. E niente, questa è la prima, ci ho aggiunto anche delle lentiggini, se magari gli operai non gridassero così tanto. Dunque, dicevo, questa è la prima, proseguiamo con la seconda. Se non sbaglio, la seconda che ho realizzato è questa, forse questa è la terza, vabbè, ma cosa importa, insomma.
Vabbè, non ci fate caso. Questa è appunto invece realizzata sulle tonalità del verde e dell'oro, ma anche sfumando nelle tonalità del camel. Infatti il cappello riprende molto le tonalità del camel, così come qualche sfumatura che probabilmente non si vedrà in telecamera dei capelli. In questo caso invece ho deciso di realizzare anche una treccina un po' alla Jack Sparrow. Detto bene, sì, Jack Sparrow, sì. Sì, Pirati dei Caraibi, Johnny Depp, sì, ok. E poi ho deciso di farci all'interno un piccolo mappamondo e una mappa del tesoro. Eccola. Poi ho realizzato questa, che invece è sulle tonalità, come potete notare, del celeste che va sfumando nel viola. All'interno della sua coda invece troviamo un'ancora e una bottiglia. In questa bottiglia, se notate, la nostra sirena ha trovato una lettera d'amore che stringe a sé tra le sue mani. Vediamo se riesco a farvi vedere come sbrilluccica. In qualche modo, forse allontanando. Ok. Poi proseguiamo. Abbiamo questa che comunque voglio decorare con glitter e brillantini. Quest'altra sirena invece è sulle tonalità del viola e del blu, e notiamo che all'interno della sua pinna, della sua coda, abbiamo una mappa arrotolata in questo caso e una bussola, e infatti lei sta cercando di capire in quale direzione andare grazie appunto anche al binocolo. Sta guardando qualcosa, insomma l'orizzonte, non lo so, e niente. Poi ultima, ma probabilmente ne farò altre perché mi piacciono molto, questa è ancora da cuocere. L'ho fatta ieri, e questa invece, come potete notare, è sulle tonalità dell'arancio, oro, giallo, insomma un po' più colori estivi, e all'interno ovviamente della sua coda c'è un'ancora. Eccola qua, che io ho colorato di oro perché era bronzo. E niente, questa per il momento è la collezione. Allora, quelle non disponibili sono queste due. Queste due non sono disponibili, queste lo sono. Non so se ci farò un'app perché magari ne realizzerò altre, non lo so ancora. Voglio prima completare questa collezione e poi vediamo se farci un'app oppure no, metterle subito disponibili così. Allora ragazze, con questo è tutto, fatemi sapere qual è la vostra creazione preferita. Io sto realizzando, come sapete, le vostre richieste, quindi per quanto riguarda le creazioni a fantasia le riesco a realizzare di sera, quindi ecco perché non sono tantissime, però insomma devo dare pur sfogo in qualche modo alla mia fantasia. Niente, con questo è tutto, io spero che comunque queste creazioni vi siano piaciute e vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!